Era la mattina del 15 luglio 1982 quando in piazza Nicola Amore a Napoli un commando brigatista uccise il capo della squadra mobile Antonio Amaturo e l'agente scelto Pasquale Paola che lo attendeva con l'auto di servizio. Nel 41esimo anniversario dell'omicidio, maturato in quel periodo terribile degli anni di piombo, il teatro Trianon ha ospitato la nuova edizione del premio Amaturo Legalità Città di Napoli. Tante le personalità istituzionali che hanno partecipato all'iniziativa moderata dal direttore del Mattino Francesco De Core, tra cui il direttore centrale della Polizia Criminale Raffaele Grassi, Francesco Cirillo, già vice capo della Polizia, Carlo Alemi, già presidente del Tribunale di Napoli e il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Un'occasione per ricordare il dramma, ma anche il sacrificio compiuto ogni giorno dagli agenti delle forze dell'ordine. Quella mattina del 15 luglio di 41 anni fa, Amaturo, già molto noto negli ambienti criminali per aver arrestato ad Ottaviano Roberto Cutolo, il figlio del boss della nuova camorra organizzata Raffaele, era appena uscito dalla propria abitazione ai Quattro Palazzi per recarsi in questura, quando due uomini scesi da una vettura aprirono il fuoco contro l'auto dei poliziotti. Gli autori del crimine risultarono appartenere alle Brigate Rosse. I mandanti dell'omicidio, invece, non sono mai stati identificati con chiarezza. La manifestazione al Trianon è stata arricchita dall'esibizione musicale dei giovani talenti della piccola orchestra di Forcella e dell'orchestra giovanile Sanità Ensemble.